Va bene, cuore mio, va bene, sto tranquillo, non ti preoccupare, ma io sono tranquillo, tu l'importante è che mi aggiorni sugli stati, sulle situazioni. Vabbè, il fatto dei globuletti è ovvio che facendo i cicli terapici con la pillolina magica è normale che comunque quelli si vanno a mangiare i globuletti. È ovvissimo. E anzi, ti devo dire di più, molte volte anche dopo il ciclo, fino a quando poi non si stabilizza, comunque i globuletti sono sempre meno. Quindi tendono, insomma, comunque questa medicina che rimane in corpo tende comunque a mangiarsi i vari globuletti. Quindi sicuramente un po' di tempo passa fino a quando non si stabilizza tutto. Quindi non ti preoccupare, io sto tranquillo, cuore. A me l'importante è che mi fai sentire, che mi fai sapere, che mi dici, che mi spieghi per quello che è possibile, insomma. Io l'unica preoccupazione è quando non ti sento, allora là me ne vado intento. Inizio a dire, ma dove cazzo sta? Ma che è successo? Ma che problema c'è? Ma ci sarà qualche problema? Non ci sarà qualche problema? Io fino a quando ti sento o mi dici, vedi? Ci sentiamo dopo perché sono impegnato, figurati, non è un problema. E niente, mi ha mandato il messaggio l'Anto, ha detto che domani sera loro preparano questa cena fra colleghi di lavoro e mi hanno rotto i coglioni perché voglio che vada pure io. E io glielo ho detto chiaro chiaro all'Anto, ho detto io devo andare prima dal mio brother, dal mio fratello, e poi vi raggiungo. Quindi loro se ne andranno prima, io vengo da te, sto un po' con te e poi rientro e passo da loro. No, 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 non voglio proprio sentirmi dire, non ti preoccupare, non esiste, ho deciso, domani sono lì, stop. Già che oggi non sono potuto venire, già sto in tilt. Quindi domani vengo, mi tranquillizzo, sto sereno, parlo con te, dico due chiacchiere, ci diciamo due, ci facciamo una chiacchierata sul luogo e poi dopo di che me ne posso andare tranquillo. Va bene? Vabbè, tu continua, mangia, cerca di nutrirti perché diciamo che, diciamola tutta, che da un po' di tempo a questa parte, da quando abbiamo iniziato questo secondo ciclo, non è che tu abbia mangiato chissà cosa. Ti sei sostenuto attraverso le flebo, insomma. Diciamo che stai iniziando adesso a mangiare. Va bene così. Voglio dare un'occhiata se per caso c'è qualche nuovo stato. Questo mi fa morire, questo è dello stupido, cioè del collega dell'altro, che è un bravissimo ragazzo. Sono stato più di 10 minuti a salutare la mia vicina prima di rendermi conto che stava pulendo le sue finestre. vabbè. Vabbè, non c'è più niente, mo se ne vanno tutti in ferie. Va, cuore, non fa niente. Eppure noi ce ne andiamo in ferie la prossima settimana. Anche senza far niente, anche senza andare da nessuna parte, l'importante è staccare un po', capito? Poi vediamo com'è la tua situazione, perché se c'è la possibilità che tu possa uscire un paio di giorni, magari possiamo andare pure lì dove avevamo detto, a Borgo Ignazia, ci stiamo un paio di giorni, belli tranquilli. Giuseppe mi sa che neanche c'è la prossima settimana, tutta la settimana. Quindi io, tu e l'Anto, belli tranquilli. Dai, ti porto in piscina. Vabbè, poi vediamo, oh, mi sto allargando assai. Vabbè, vediamo com'è la situazione. Così no, ti porto fuori in ospedale, ci andiamo a fare un bagno nella.
nella piscina dell'ospedale, che poi altro non è che una vasca refrigerante per i condizionatori che ci sono. Ci mettiamo una tenda là e ci piazziamo là. L'importante è stare fuori un paio di giorni, dai. Poi una soluzione la troviamo. Va bene? Beh, io vado su, vado a mangiare, che sta quel monellaccio di Giuseppe. Andiamo a vedere che sta combinando. E niente, tu aggiornami su tutto, come sempre fai. Sì, lo so, certe volte ti dimentichi di dirmi le cose, però io te le ricordo, non ti preoccupare. Sono abbastanza costante, infatti quando non ho risposta non ti dico niente, poi aspetto un po' e poi te la rifaccio di nuovo, pregando che non te ne scordi. Va bene? Beh, ci sentiamo dopo per la buonanotte, eh? Fammi sapere se hai mangiato, eh? Ma sicuramente l'avrai fatto. Un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo, cuore mio.